definizione nascono, hanno delle diversità e devono provare a far sì che le diversità non siano delle inimicizie e trovare modi di unione comune. Io, per me questa è una cosa importantissima, cioè io ritengo che ci sia certamente un dato che mi accomuna tantissimo, mi piacerebbe che su questo si parlasse, che mi accomuna agli ungheresi, ai tedeschi, che mi accomuna ai finlandesi, che mi accomuna addirittura ai nostri cugini che erano all'Atlantico, che sono nipoti nostri, gli statunitensi, addirittura gli australiani, che ci sia addirittura un ultra europea, un motivo profondo di unità, la quale non contraddice le peculiarità di ogni popolo, perché le peculiarità di ogni popolo, io credo, la storia dimostra, siano appunto dei problemi. Il tentativo di coniugare, secondo le tradizioni locali, secondo la sensibilità di un popolo, secondo la sua storia, la sua lingua, la sua letteratura, il suo credo, motivi di unità comune. Io credo che l'Europa possa stare insieme se fa questo, se trova un motivo per far stare assieme le differenze, e le differenze sono un arricchimento. Io credo però che quando ci arrivano dei diktat, adesso vuol dire uno che ha adottato una cosa dall'Unione Europea, per cui, chiudo su questo, l'Unione Europea fa addirittura programmi scolastici che devono essere obbligatori in Germania piuttosto che in Italia, con questo ci sia una lesione palese del diritto dei popoli. L'Europa deve essere una roba di popoli e di persone che eleggono governi, un super governo, non so se sia la struttura federale quella più adatta, certamente la democrazia deve essere la condizione sine qua non. E la vera democrazia garantisce le minoranze. La vera garanzia, io sono d'accordo, non è che ho un altro. Io penso che le minoranze vadano garantite, così come le maggioranze. Cioè che le persone vadano garantite in ciò che le definisce in quanto persone. E che non esiste una riga, che la voglio ancora leggere, sulla Costituzione ungherese, che definisce le minoranze. Scusate, un saluto che poi è andato a fare un accordo.